Riprendiamo invece il discorso sui requisiti. E aprendo quel vaso di Pandora che sono i requisiti non funzionali. Che cosa consistono? Che cosa possono rappresentare? Vabbè, la definizione l'abbiamo già data, sono dei vincoli sulle modalità di implementazione di questo sistema. Vincoli che possono essere di varia natura, non so, vincoli di affidabilità, tempo di risposta, requisiti di memoria, di spazio di memorizzazione, di velocità, di banda, di dati trasmessi, eccetera, eccetera. Possono esserci anche dei requisiti di processo o di sviluppo, cioè devi usare un determinato linguaggio di programmazione, devi usare una determinata metodologia di programmazione, devi fare, prima parlavamo di test driven development, devi usare quella metodologia di test driven development e quindi non puoi testarlo come vuoi tu, ma devi testarlo in un certo modo. Devi usare questo strumento per gestire la documentazione, devi usare questo strumento per gestire gli errori, i bug, le segnalazioni, le issue, diciamo così, gestite tutti che saltano fuori durante la fase di testing e di sviluppo. E così via. Quindi c'è molta variabilità nella natura dei tipi di requisiti non funzionali. Mentre quello funzionale alla fine è una cosa che il sistema deve fare, può essere una cosa più o meno bella, ma sono sempre funzionalità del sistema, i requisiti non funzionali spaziano molto di più in termini di tipologia. E come dicevamo prima, sono più critici perché la mancanza dell'implementazione di un requisito non funzionale rende l'intero sistema non utilizzabile, non solamente una certa funzione non utilizzabile. E come si possono organizzare queste varie tipologie di requisiti non funzionali? Qui abbiamo questa classificazione in termini di requisiti di prodotto, requisiti organizzativi e requisiti esterni. Sono sempre requisiti sul sistema, ovviamente, che derivano dalle caratteristiche intrinseche del prodotto, i primi. Quindi il prodotto si deve comportare in un certo modo, possedendo certe qualità. Okay? Il requisito funzionale ti dice cosa deve fare, il requisito di qualità ti dice quali sono i vincoli all'interno del quale deve svolgere quella funzione, ad esempio in termini di velocità. Requisiti organizzativi invece sono requisiti sempre sul prodotto che derivano da norme che l'azienda committente oppure l'azienda progettista oppure l'azienda implementatrice ha imposto sul proprio ciclo di sviluppo. Cioè deve essere fatto in un certo modo perché questo è il nostro standard aziendale. Abbiamo deciso di usare tecnologie, che ne so, IBM e Java per tutti i nostri sistemi e quindi anche questo dovrà essere fatto in questo linguaggio. Ma non è migliore, lo faremo diverso, fa lo stesso. Questo è lo standard, è un requisito organizzativo perché all'interno di questa organizzazione, ricordiamoci che l'organizzazione la usiamo come sinonimo di azienda o ente, all'interno di questo ente c'è un certo standard di lavoro per permettere un minimo di uniformità tra i 27.000 sistemi informativi che gestiamo, che perlomeno abbiano certe basi comuni. E quindi l'utilizzo di certi standard, di certi linguaggi, di certe librerie e così via. Che nulla c'entrano magari con le caratteristiche specifiche di questo sistema informativo, ma che derivano dall'ambiente aziendale nel quale sono inserite. Quindi questa parola organization non c'entra niente con i livelli organizzativi dell'azienda, degli organigrammi, eccetera. Semplicemente come dire enterprise, requirements, o una cosa del genere, no? L'ente o l'azienda. E poi ci sono quei requisiti esterni, che in buona parte sono i requisiti di dominio di cui parlavamo prima, cioè che vengono imposti dall'esterno dell'azienda, dall'esterno del progetto stesso, no? Ad esempio dalla legge, sono dei requisiti di legge, voi avete sentito perché vi tocca cliccare una volta in più sui siti in cui andate, che c'è tutta la normativa sul GDPR, sulla privacy, e tutti si sono dovuti adeguare, ti piace o no, l'avessi deciso o no, devi comunque adeguarti perché è diventato un requisito di legge e quindi il tuo sito deve implementare quelle funzionalità in un certo modo, una certa modalità. Quindi non è tanto il discorso delle funzionalità in quel caso, perché vabbè sono due ottimi speciali, ma è le modalità con cui sono trattati i dati.
e allora è un requisito di qualità questo, cioè il modo in cui tratti i dati. Non ti dico quali dati devi trattare, come devi inserire, come devi cancellare, eccetera, ma ti dico che devi seguire certe regole nel, modo, nel momento in cui decidi di trattare certe informazioni. E questo ovviamente è stato, per dire, una norma che è saltata fuori a un certo punto, abbastanza distruttiva, perché ha richiesto di ripensare alcune parti del sistema che magari erano anche abbastanza pervasive, nel senso che uno prima accoglieva le informazioni senza pensare più di tanto. All'interno di questa piccola tassonomia, requisiti di prodotto, requisiti organizzativi e requisiti esterni, possiamo riconoscere alcune categorie di corrente, che abbiamo provato a riassumere, no, in questo disegnino. Nei requisiti di prodotto, ad esempio, cosa ci può essere? Ricordiamoci che tutti questi sono requisiti che si applicano trasversalmente rispetto ai requisiti funzionali, rispetto alle funzioni del sistema, e comunque devono essere requisiti verificabili. Ok? Quindi devono essere esprimibili in modo da poterne permettere una loro verifica non ambigua, precisa e non soggettiva. Allora, il primo che viene indicato là sopra è l'usabilità, quindi la facilità d'uso del sistema. Questo ovviamente potrebbe sembrare una misura soggettiva, in realtà si possono fare degli esperimenti, dei piccoli trial con poche persone che non hanno mai visto il sistema e misurare il tasso di errore, il numero di errori che fanno, il numero di volte che fanno la compilazione errata, scelgono la voce sbagliata del menu, il tempo che ci mettono a compiere l'azione, così di questo genere. Quindi l'usabilità in realtà è una quantità misurabile attraverso le piccole sperimentazioni. Quindi uno può specificare a seconda del tipo di sistema. Un conto è un sistema, pensiamo, qualunque sito web, quando voi andate su un sito che non avete mai visto prima, a meno che non abbiate una forte motivazione per andare proprio su quel sito, o in due secondi avete capito come funziona, o se no avete già chiuso, siete già andati a fare altro, avete già cambiato finestra, avete già cambiato sito. Quindi, soprattutto su sistemi che devono essere usabili in generale da chiunque senza formazione specifica, il fatto di avere la massima comprensibilità delle funzionalità del sistema e del modo di ottenerle è importantissimo. E per fortuna, nel senso che questa disciplina di usabilità, soprattutto in campo internet, è cresciuta moltissimo negli ultimi 20 anni proprio per questa pressione competitiva del tipo è molto più, faccio molto più in fretta a chiudere la finestra che a cercare di capire come funziona, no? Perché tanto ci saranno probabilmente altri 30 siti in cui potrò andare e in cui potrò fare la stessa cosa. Diverso è invece, quindi in quel caso l'usabilità diventa un'opportunità di acquisire utenza. Altro caso invece c'è un sistema che magari viene usato in modo continuativo, cioè da chi lavora allo sportello della segreteria allo sistema lo usa tutti i giorni. Allora, tradizionalmente in questo tipo di sistemi l'usabilità è stata molto trascurata, cioè sono sistemi molto macchinosi da usare. Qualcuno pensa perché sono complicati, non è vero, semplicemente macchinosi e basta, perché nessuno li ha mai pensati nella logica di usabilità. Perché? Perché tanto la persona, uno, è obbligato a usarlo, perché è il suo lavoro, due, c'è la formazione. Per cui ci sono i corsi, i manuali, eccetera, di chi ti insegna a usare. Dopodiché anche il sistema più astruso dopo un po' riesce a usarlo, perché tanto usi sempre la stessa funzionalità. Ovviamente questo non è detto che debba essere così per forza, anche sistemi, diciamo così, back-end possono essere progettati in modo più usabile, eccetera. Semplicemente questo non è mai stato, in questo tipo di sistemi, un requisito particolarmente importante. È cominciato ad emergere proprio dal discorso dell'opportunità. In realtà è importante anche in questi sistemi di usabilità perché significa tempo. Errori e macchinosità di un sistema significa tempo perso. E il tempo, come sapete meglio di me, è un costo. Poi c'è il discorso dell'efficienza. Efficienza significa, a parità di risultato, utilizzare meno risorse. E quali risorse usa un sistema? Usa risorse di calcolo e risorse di memorizzazione. Quindi ho bisogno di macchine più potenti o meno potenti per eseguire una certa funzionalità, quindi per gestire il sistema con un determinato carico di utenti. Ho bisogno di più o meno spazio su disco, ho bisogno di più o meno dotazione di memoria nei miei server per poter gestire questo tipo di applicazione.
Allora, questo potrebbe essere, adesso, sia un aspetto di costo, per cui se io tipicamente vado su un'architettura cloud in cui la macchina non me la sono comprata ma l'affitto, affitto la macchina con 2 CPU oppure con 4. Alla fine della giornata questi CPU hanno girato per 24 ore o solamente per 16 ore perché magari visto che il software era più efficiente ha avuto bisogno di meno CPU per svolgere queste operazioni. E questi fatturano al secondo, fatturano i secondi di uso del CPU. Quindi se uso meno CPU avrò una fattura del cloud provider che è molto più bassa, così come lo spazio su disco, eccetera, eccetera. Quindi una ragione di costi, uso meno risorse di calcolo, mi costa meno. Oppure anche una ragione di opportunità, come dicevamo prima, magari sulla mia applicazione è un'applicazione mobile che deve essere installata su telefoni anche non dell'ultimissimo modello, un pochino lenti, quindi se uso troppa memoria, se troppa CPU, scarico la batteria, non è troppo lenta, eccetera, e quindi non la uso, perdo l'opportunità. Quindi anche una questione di fattibilità. Reliability è una brutta bestia, è l'affidabilità. Affidabilità, cosa si intende? Si intende la capacità del sistema di funzionare anche in presenza di guasti o malfunzionamenti. Guasti o malfunzionamenti a cosa? Dipende. Alla rete. La rete non prende per qualche momento e allora cosa succede? Non prende per un giorno intero e allora cosa succede? Ho 100 filiali fermi se è un problema, se Telecom ha un problema? Forse sì. Guasti alle macchine, ai server, guasti ai dischi, guasti alla corrente elettrica, incendi, possiamo immaginarci anche le cose più strane. Io non sono tanti anni fa quando il fiume Dora, la Dora Riparia, era stata ripata, il giorno Torino Nord, e ha allagato la zona in cui c'è il Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, i quali avevano i server nel piano sotterraneo. Hanno buttato via tutto. Hanno perso tutti i dati, che non possono essere captati, ovviamente, e hanno dovuto cambiare il computer, perché tu prendi il computer, lo metti a mollo, non gli fa bene. No? Quindi è un evento unico, no? Però è un evento da prevedere. Allora, se quello, anziché il server di parte dell'università, che tutto sommato siamo abbastanza inutili, fosse stato un server critico, no, per la gestione delle operazioni di un'azienda, non te lo devi permettere. Non ti devi permettere, non che piova, che piove, piove. Non ti devi permettere che l'eventuale danno fisico, magari a un tuo data center, possa bloccare l'operazione. Allora devi pensarlo in modo che sia ridondato. Che è uno dei servizi, ad esempio, che questi cloud provider ti offrono, mettono l'operazione sparsa in modo geografico. Anche noi ci abbiamo i server in sotterraneo, però non c'è il fiume a fianco, quindi siamo molto lenti. Ho sotto la segreteria studenti, al piano meno 1, sono quegli ascensori lì, se andate a meno 1 non andate perché serve la chiave, sono due stanze chiuse a chiave, porte blindate, eccetera, perché dentro ci sono i vostri dati, quindi anche la sicurezza fisica è importante. Ma vabbè, sarebbe bello organizzare una visita. Quindi la fidabilità ha un miliardo di sfaccettature. Per ogni problema di affidabilità c'è una soluzione. Per dei dati c'è il backup, per una CPU c'è la possibilità di rinondare, eccetera, eccetera. Ovviamente queste cose vanno tutte sapute prima e vanno contabilizzate, sono tutte soluzioni che costano. Okay? Ciò che distingue alla fine, molto spesso, un sistema con caratteristiche enterprise da un sistema amatoriale è quasi sempre la variabile affidabilità in termini di costo. Perché se un sistema amatoriale basta un computer, un PC che metti a casa tua in salotto e se il gatto si inciampa, stacca il cavo di rete, pazienza, lo riattacchi tu quando arrivi a casa, non è critico. Okay? Mentre invece quando comincio a mettere delle garanzie di funzionamento diventa qualunque malfunzionamento, qualunque errore diventa critico rispetto alla funzione del sistema. Allora la complessità aumenta di botto, di 10-100 volte. Portabilità è un'altra caratteristica di prodotto che determina quanto il prodotto, il software, è trasportabile in ambienti di esecuzione diversi. Esempio stupido,
applicazione Android oppure iPhone oppure iOS. Questa applicazione è portabile, cioè nel senso che esiste in più ambienti operativi diversi, è compatibile con diversi browser, funziona sia con Chrome che con Firefox, che con Edge, che con Safari, che con mia zia, è compatibile con diversi sistemi operativi, sia sulla macchina dell'utente sia anche sul server. Se un domani io oggi ho il server di una certa marca, di un certo sistema operativo, decido di cambiare distribuzione Unix sui server, è compatibile, è portabile questa applicazione in un ambiente operativo diverso, o devo riscriverla, o devo modificarla. Anche qui sono tutte cose che devo sapere prima e devo sviluppare tenendolo in mente di dove dovrà funzionare oggi e in futuro. E questi sono i requisiti più, se vogliamo, pregnanti, ma anche più facili da capire, perché agiscono proprio su come è strutturato il software. I requisiti organizzativi quasi sempre sono sulle modalità di implementazione, quindi linguaggi, librerie, processi, eventuali standard che sono definiti, codificati all'interno delle aziende. Io ricordo qualche anno fa ho avuto un mio ex tesista a fare un seminario nell'edizione di questo corso di qualche anno fa, e ci ha raccontato come fanno, lui era un consulente che lavorava presso il centro di elaborazione dei dati di San Paolo, allora non era ancora Intesa, e ci ha fatto una lezione sul change management, nel senso di come fanno sui loro sistemi a passare da una versione a quella successiva. E non è che sul sistema di banking o sul sistema di gestione dei mutui o dei bancomat o delle transazioni puoi dire allora spengo il computer, reinstallo l'altro, lo riaccendo. No, deve essere fatto. E avevano, se non sbaglio, se ricordo bene, erano 27 modalità diverse a seconda del tipo di applicazione che avevano fatto. Tutto ovviamente codificato. Per questo tipo di applicazione che è sviluppata in questo modo, la procedura di cambiamento di versione era questa. Cambia tipo di applicazione, la procedura era diversa. E quindi se tu lavori lì dentro, devi seguire quella procedura, fine. No? E quindi il tuo software deve essere scritto in modo da essere compatibile con quelle procedure. Io ho chiamato standard, sono standard aziendali in certo senso. No? E così con la parte di delivery, cioè quella di consegna dell'applicazione all'utente finale. Dove passo dall'App Store? La faccio installare, te lo faccio installare da solo, se passo da Windows Store, c'è l'omino che va a installare su tutte le filiali, si installa da solo, non ha bisogno di installazione perché parte nel browser. Come fa, no? L'applicazione ad arrivare nel luogo dove deve funzionare? Che controlli ci sono, l'applicazione sia quella giusta, che non vada a far danni? E poi vabbè, c'è la parte di requisiti esterni che è la più imprevedibile, perché se tu lavori, come dicevo, in ambito medicale o in ambito di e-commerce cambia completamente. Se tu lavori in ambito appunto spaziale oppure controllo industriale, quindi un software che controlla un reattore chimico, non è che puoi avere un errorino che ti fa esplodere tutto, ma si pazienza, c'è un piccolo errore, no? E quindi ci sono dei requisiti che sono di solito delle normative, spesso legate alla sicurezza, e poi tutta la parte etica, legislativa, legata alla privacy, alla sicurezza delle persone, così di questo genere. A volte ci sono dei requisiti esterni, invece su questi sono un pochino più tecnici, di interoperabilità, cioè quando il mio sistema informativo non deve lavorare per conto suo, ma deve scambiare dati e informazioni con altri sistemi informativi tipicamente già esistenti. Allora, in questo caso il mio sistema deve interoperare con sistemi che già esistono, scambiare dati, e se questi sistemi esistono già, sono loro che decidono come tu devi scambiare i dati, non sei tu a deciderlo. Quindi è un vincolo che arriva dall'esterno: quando hai bisogno di questa informazione la devi chiedere in questo formato, ti arriva fatta così. Ma che schifo, vabbè, però fatta così e quindi non la puoi cambiare. Il sistema è da 30 anni che funziona così, se tu arrivi e devi interfacciarti, devi seguire, cioè, il modo con cui è stato realizzato. E quindi molte volte ci sono complessità di progetto dovute al fatto che magari devo interfacciarmi con un sistema che è stato pensato e impostato in un modo molto diverso da come lo si imposterebbe oggi. Tutte queste cose, diciamo così, gli ultimi due rami di questa figura sono spesso indipendenti dallo specifico problema, dallo specifico sistema informativo che sto costruendo. Perché questi sono dipendenti dal settore in cui lavoro,
e questi di mezzo sono dipendenti dalle regole interne all'azienda. Poi date quelle regole, io faccio il sistema informativo A o il sistema informativo B, alla fine se sono regole standard sono uguali per tutti i sistemi, indipendentemente da che cosa faccia. Mentre invece i requisiti di prodotto sono invece più specifici, tendono a cambiare di più, essere più, diciamo così, definiti su misura per la singola applicazione. Questo è, diciamo così, una casistica potenziale, ma in realtà se qualcuno avesse problemi di insonnia abbastanza profondi, può leggersi tutta una serie di norme ISO, che in una quantità notevole di pagine raccontano, vanno bene tutte queste tassonomie, tutti i tipi di proprietà che ha il sistema, no? Dividendo ad esempio tra proprietà interne, proprietà quindi legate a come il sistema funziona, a proprietà esterne legate a come il sistema si comporta nelle sue funzionalità quando vengono attivate le sue funzioni, e poi il più importante, la cosiddetta qualità in uso, cioè come il sistema si comporta quando interagisce con l'utente. Quindi ad esempio i requisiti di velocità, di usabilità, eccetera, li troviamo qua. I requisiti di affidabilità li troviamo qua. È chiaramente una norma molto più completa, che definisce la qualità dei prodotti software. In realtà questa norma ISO non va a parlare di requisiti qualitativi del sistema, ma solamente della parte software. La parte hardware qua non viene toccata. Noi ovviamente non abbiamo voglia di leggerci questa norma, però se io prendo l'indice della norma, vediate che grosso modo le qualità, cioè i termini che ci sono gli stessi che abbiamo così discusso già prima, anche se sono organizzati in modo leggermente diverso, quindi alla fine siamo abbastanza allineati con questa. Vabbè, quindi saltiamo questa parte qui. Ok, scusate, dove volevo andare a finire? Ok. Allora, facciamo un salto in avanti per arrivare un po' a chiudere questo argomento, portando un po' di dettagli su cui la parte che ho saltato, la più che altro racconta quali sono le forme possibili in cui i requisiti possono essere rappresentati, no? Tabelle, descrizioni testuali, mappe, eccetera, eccetera. Ma possiamo anche non sapere questi dettagli. Invece, tutto questo discorso sul l'ingegneria dei requisiti, che è il processo di creazione dei requisiti, arriva alla fine a produrre un artefatto, un oggetto che contiene questi requisiti, che noi possiamo chiamare così amichevolmente il documento dei requisiti. Poi magari non è un documento, sono sette documenti diversi, dipende dai casi, può essere da una paginetta a 500 pagine, in cui andiamo a raccogliere questi requisiti. Quindi noi abbiamo un documento, parlo singolare, ma poi sono una serie di documenti, che alla fine contiene la versione finale di ciò che abbiamo deciso. La parte di ingegneria dei documenti, dei requisiti, richiede di fare tante scelte, analizzare tante possibilità, definire, che ne so, le priorità per i vari requisiti funzionali, ragionare sui requisiti non funzionali cercando di capire qual è il loro costo, quindi quanto vogliamo essere, diciamo così, anche pignoli, o quanto vogliamo, diciamo così, essere severi, no? In termini del funzionamento del sistema, e quindi quanto siamo disposti a spendere, eccetera. E a un certo punto si arriva a un punto finale, a un documento che deve racchiudere sia i requisiti utente sia i requisiti di sistema. Chiaramente due parti diverse, perché la parte del requisito utente viene, diciamo così, anche letta e condivisa col committente. Di nuovo, è un documento di requisito e non di progetto. Quindi riprendiamo il discorso che facevamo prima, dice che cosa deve fare il sistema e con quali vincoli, a quali vincoli deve sottostare nel farlo, ma non dice ancora come il sistema dovrà essere realizzato. L'unico cenno al come possono essere degli eventuali vincoli organizzativi di tipo qualitativo, che ti dicono già magari fallo in quel linguaggio, però non ti dice cosa scrivere, che funzione fare, ti dice che devi
ti limita la scelta, ad esempio, del linguaggio, dell'ambiente di programmazione, delle librerie, del processo di sviluppo e così via. E quindi questo documento dei requisiti è un documento che diventa il riferimento per tutta una serie di figure diverse, no? Abbiamo già accennato prima, in generale, sia al cliente, ai manager, ai tecnici che si occupano dello sviluppo, ma anche quelli che si occupano del collaudo, dei test, ma anche in futuro di quelli che si occuperanno della gestione e manutenzione del sistema una volta che è installato, una volta che è funzionato. Ciascuna di queste figure, e poi si potrebbero aggiungere altre, nel documento dei requisiti deve trovare, lo legge con un occhio diverso, trova degli aspetti diversi. Ad esempio, chi fa la maintenance troverà le istruzioni per fare magari recupero dati, per fare accendere o spegnere, attivare o disattivare il sistema, per fare rollback delle versioni alla versione precedente quando qualcosa non funziona, e operazioni di gestione di questo genere, di manutenzione di questo genere. No? Mentre invece chi fa il test capirà dal punto di vista operativo come fare a verificare la correttezza di certi requisiti, di quali strumenti di test sono stati utilizzati, eccetera. No, quindi questo, per quello dicevo, lo chiamavo documento, ma non sarà un documento, sarà una serie di documenti che hanno appunto sfumature diverse a seconda di chi li legge. A seconda di chi lo legge, coglie alcuni aspetti, deve poter cogliere alcuni aspetti piuttosto che altri. La parte dei requisiti utente si ferma essenzialmente ai primi due livelli, i requisiti utente sono quelli che sono comprensibili all'utente finale, mentre dal terzo livello in poi parliamo di requisiti, solamente più di requisiti di sistema. Lavoriamo sui requisiti di sistema. Ecco, anche qua, per non inventare nulla da zero, esistono degli standard, ad esempio uno standard in questo caso dell'IEEE, non è ISO, la cui prima versione era il 98, poi è stato rivisto nel 2011, e poi è stato anche riconosciuto dall'ISO come standard, che definisce una possibile struttura standardizzata proposta da questi signori dell'IEEE per il documento dei requisiti. Cioè, non è che potete scriverlo come volete, purché ci siano le informazioni che vi servono, però ad esempio una buona prassi è quella di seguire un indice strutturato che è fatto da queste 5 macro sezioni, di cui, vabbè, le ultime due sono l'indice analitico e le eventuali appendici, che vabbè, ci possono stare, la parte 1, l'introduzione, che dice di cosa stiamo parlando, di che sistema realizziamo, e poi ci sono due sezioni che sono una descrizione generale del sistema, che è quella che raccoglie i requisiti utente, è leggibile, facile da leggere, e poi c'è la parte dei requisiti specifici che invece raccoglierà i requisiti di sistema. Requisiti di sviluppo, ok? Sistema requirements, che ad esempio i nostri diagrammi delle classi li andiamo a mettere qua dentro, i nostri activity diagram li andiamo a mettere qua dentro, nei requisiti specifici, dettagliati, no? Mentre magari una versione semplificata, un glossario, un processo semplificato, lo potremmo andare a inserire nella parte generale. Questa è proprio solo la macro struttura. Questa è una struttura un pochino più ampliata, con dei titoli più di dettaglio, che espande questa parte qua di questi due punti, overall e specific, sono due sezioni che in realtà loro propongono che si debbano organizzare, vabbè, con l'introduzione, su cosa fa il sistema, il glossario, noi non lo stiamo facendo, no? Nel senso che lo diamo per scontato, quando vediamo una classe ci mettiamo d'accordo con noi stessi su che cosa significa questa classe. Ma se dovessimo formalizzare tutto questo in un documento di requisiti, è molto importante per ciascun nome di classe, per ciascun concetto, dare una descrizione testuale con degli esempi, delle spiegazioni, no? Per capire che cosa avevamo in mente noi quando abbiamo disegnato quell'altalena, anzi, no, quella classe all'interno del nostro modello. La parte dei requisiti utente, quindi la parte leggibile dei requisiti utente, poi c'è tutta la parte dei requisiti di sistema. Sistema che ha l'architettura,
Poi la specifica dei requisiti funzionali e non funzionali, quindi l'architettura significa come è costruito il sistema, quanti componenti ha, tutto un server, tutto un client, più server distribuiti, i client possono essere di vari tipi, desktop, mobile, web, eccetera, eccetera. Quindi la visione d'insieme del sistema, e poi entra in dettaglio con i requisiti funzionali del sistema o di ciascuna delle parti del sistema, i requisiti eventualmente non funzionali, i modelli, quindi i diagrammi, i modelli UML, le parti formali di descrizione, che sono già a cavallo tra il requisito e la progettazione, perché in qualche modo, ad esempio, il modello concettuale già si avvicina a quello che potrebbe essere la progettazione di una base dati, anche se poi la base dati sarà molto più complessa perché dentro devi gestire tutta la progettazione, l'azione, il login, eccetera. E poi di una parte suggeriscono di già dall'inizio pensare all'evoluzione del sistema, e come verrà gestito in futuro la gestione delle versioni successive, la manutenzione correttiva, cioè quindi correzione degli errori, manutenzione evolutiva, cioè l'aggiunta di nuove funzionalità o la variazione di funzionalità perché sono cambiati, diciamo così, le esigenze esterne e cose di questo genere. Quindi tutto questo dovrebbe essere in qualche modo diciamo così, espresso nel documento dei requisiti. Noi nei primi anni abbiamo anche fatto questo come esercizio, come esercizio all'interno dell'esame, ma poi abbiamo visto che portava via troppo tempo. Quindi provare a strutturare effettivamente un documento completo dei requisiti. E quindi ci siamo soffermati su alcuni aspetti, su questi diagrammi, su quelle parti un pochino più concettualmente pregnanti che andrebbero a finire in quel documento. E in questo caso avevamo proposto una struttura semplificata, questo è un sottoinsieme dell'elenco precedente, che mi permette di introdurre quello che sarà poi, di cominciare a introdurre quello che sarà poi il prossimo argomento, no, su cui lavoreremo. Vabbè, questo documento qua cosa dovrebbe avere? Raccontare qual è l'ambito in cui il sistema dovrà lavorare e il suo obiettivo. Quindi dobbiamo avere chiaro a cosa serve. A cosa serve e a chi? Chi sono le persone, gli stakeholder cosiddetti, che hanno interesse al fatto che questo sistema funzioni bene, funzioni correttamente, esista e lavori bene? No? Ci servirà poi anche nella progettazione dei dettagli di ogni singola funzione, capire chi sono le persone che sono in qualche modo influenzate o direttamente o indirettamente dal funzionamento del sistema. A chi sta a cuore, no, questa domanda? Sicuramente agli utenti, cioè chi lo usa avrebbe piacere che il sistema funzionasse, non generasse errori, fosse facile da usare, veloce, eccetera, eccetera. Ma non solo gli utenti diretti, magari anche i loro responsabili, magari anche le aziende per cui lavorano queste persone, perché ne hanno un beneficio, che ne so, in termini di produttività, in termini di resa, in termini di tracciabilità, dal fatto che i loro dipendenti usano un sistema piuttosto che magari fare la cosa a mano, oppure fare con un sistema che non abbia tante funzionalità o funzionalità non altrettanto ricche. E poi l'altra cosa che mi devo chiarire dall'inizio è cosa dentro e cosa fuori. Dove finisce il sistema? E già nel modellare i nostri esercizi ce ne siamo accorti, no? Che a un certo punto diciamo mi fermo qua, perché questo testo qui parla di una cosa e si concentra su un certo aspetto, quindi è inutile che io vada a essere troppo dettagliato o continuare a descrivere delle parti che non sono nel focus principale di questo. Allora, è importante sapere dove, decidere dove ci vogliamo fermare. Ok, allora noi tracciamo questo sistema si occupa di queste funzionalità e basta. In teoria si potrebbe occupare di mille altre cose, ma noi decidiamo che si fermi lì. E quindi nella nostra descrizione, nei nostri requisiti, nella nostra modellazione abbiamo un confine ben definito. Perché altrimenti non abbiamo un criterio per fermarci, ci verrebbe da modellare l'universo due volte. Questo noi non lo scriviamo, non vi chiediamo di scriverlo, però nel momento in cui ragioniamo su un sistema informativo facciamocele queste domande. La seconda invece ce la faremo poi esplicitamente quando parliamo dei casi d'uso.
Vabbè, poi c'è il discorso del glossario, che non sarò abbastanza mai, non dirò mai abbastanza volte l'importanza di definire i termini in modo non ambiguo. E poi c'è una parte che viene chiamata i casi d'uso, che è quella che dovremo, diciamo così, affrontare nel prossimo capitolo. Di cosa si tratta? Si tratta di uno dei possibili metodi, di una delle possibili rappresentazioni per la descrizione dei requisiti funzionali. Quindi a un certo punto nel nostro documento dovremo descrivere i requisiti funzionali e quelli non funzionali. Sui requisiti funzionali dobbiamo decidere come rappresentarli, come descriverli. Come elenco di frasette, come dicevamo prima, il sistema deve permettere all'utente di aprire i documenti con l'icona, bla bla bla. Però a che livello li descriviamo? Allora, anche qua, per darci un metodo, una delle rappresentazioni possibili dei requisiti funzionali è quella di raccontare quali sono i percorsi utili che gli utenti possono fare all'interno del sistema, i casi d'uso, in quali casi gli utenti interagiscono col sistema per il raggiungimento dei propri obiettivi. Quindi io devo chiarirmi chi usa il sistema, quali sono le tipologie di utenti che usano il sistema, che qua vengono chiamati attori. Attore perché tu assumi una parte, che è quella dello studente quando usi il sistema. Allora il sistema vede gli studenti in modo uniforme, tutti gli studenti possono fare la stessa cosa. Quindi quando tu ti avvicini al sistema ti cali nella parte dello studente e esegui una delle scenette, dei percorsi, delle interazioni che sono previste per un utente tipo studente. Però la descrizione che vogliamo dare delle funzionalità del sistema cerca di mettere in evidenza quelle che sono le azioni utili del sistema per l'utente, azioni che creano valore nell'utente. Cioè io non mi vado a collegare un sistema per cliccare sul bottone verde, a meno che non sia una persona particolarmente triste e disturbata. Il fatto di andare su un sito per cliccare su un bottone non mi sembra che sia un obiettivo che mi dà un qualche valore. Io vado perché, non so, per inserire un dato, per mettere un messaggio, per prenotarmi all'esame, per cancellarmi, per fare un'azione che ha un senso compiuto per me, crea valore per me utente. Quindi io nel momento in cui accedo al computer, accedo a un sistema informativo, lo faccio perché voglio svolgere una certa azione. Allora, lo svolgimento di questa azione, di una determinata azione che porta un significato di senso compiuto per me utente, la chiamo caso d'uso. Quindi io decompongo le funzionalità del sistema non in termini di quanti bottoni ho o quanti icone ci sono da premere, ma in termini dei casi d'uso degli utenti, in termini di tipi di azioni diverse che gli utenti possono fare di senso compiuto per loro. È ovvio che lo svolgimento di un solo caso d'uso può richiedere molte interazioni specifiche. Prima facevo l'esempio, mi devo prenotare l'esame. Allora, cosa vuol dire prenotarsi l'esame? Vuol dire aprire il portale, fare il login, scegliere la funzionalità prenotazione, scegliere qual è l'esame, di quale esame scegliere quella data e schiacciare sul bottone conferma. Ci sono vari passaggi in cui l'utente interagisce col sistema. Presi singolarmente, questi passaggi non hanno nessun valore. Non è che dice, adesso vado e faccio il login sul portale, che bello. No, da solo non serve a niente. L'azione è compiuta, perché visto che volevo prenotarmi l'esame, l'azione l'ho finita, l'ho compiuta, il caso d'uso ha avuto successo quando sono riuscito finalmente a registrarmi. Per arrivare a registrarmi devo passare attraverso una serie di passaggi intermedi. Ok? Quindi questo descriviamo in questa sezione, cioè un modo di rappresentare cosa fa il sistema è di non incasinarsi, non andare troppo nel dettaglio di ogni singola funzionalità, di ogni singolo bottone, di ogni singolo menu, ma di descrivere le azioni che gli utenti possono fare
purché queste azioni abbiano un significato, un valore per questi utenti. Quindi questo si semplifica, riusciamo a stare un pochino di più, riusciamo anche a essere generici rispetto all'implementazione, perché magari con la specifica funzionalità la posso implementare con tre schermate in successione, o magari anche solo con due, perché magari metto insieme certe informazioni. Questo lasciamo poi alla fase di progettazione successiva. Però vogliamo descrivere cosa gli utenti possono fare. Lo descriveremo attraverso due livelli di descrizione. Uno sarà il cosiddetto diagramma dei casi d'uso, che è un diagramma, come dice il nome, che raccoglie in sé tutti i possibili casi d'uso e le loro relazioni, come sono collegate tra di loro. Quindi ci chiederemo quali sono tutte le possibili interazioni che gli utenti possono voler fare con il sistema, perché a loro porta un vantaggio, porta un risultato, porta un valore. Poi ciascuno di questi casi d'uso dovrà essere descritto. E quindi dal diagramma dei casi d'uso ne troveremo magari 5, 10, 20, ciascuno dei quali potrà essere descritto attraverso, noi la chiameremo una narrativa, una descrizione che racconta come si svolge questo caso d'uso, in cui raccontiamo come fa l'utente a interagire col sistema, che ovviamente vuol dire sempre come fa il sistema a permettere all'utente di interagire, per raggiungere il raggiungimento di quell'obiettivo. Pensando anche a tutto ciò che può andare storto nel frattempo. Quindi ci sono le cose che dicevamo prima, il requisito funzionale, tutta la parte della completezza, ma non lo vediamo dal punto di vista del sistema, di quali funzioni il sistema implementa, ma di come l'utente ha bisogno di queste funzioni man mano che usa il sistema per raggiungere certi risultati. Per noi è più semplice da vedere, è anche più semplice da leggere per, diciamo così, chi non ha l'approfondimento tecnico, e quindi la parte possono essere anche raccontate al cliente, possono essere simulati facilmente in fase di testing, in fase di validazione. Quindi è uno strumento molto espressivo, quello di casi d'uso, che permette di immaginarsi molto rapidamente una funzionalità, un comportamento di un sistema quando questo non esiste ancora. E da questo è poi facile ricavare poi i requisiti più tecnici del sistema stesso. Perché se a un certo punto dici che l'utente inserisce un certo dato, allora qualunque sviluppatore sa che lì deve preparare un form per permettere all'utente di inserire quel dato. Però il requisito non è il sistema deve presentare quel form, perché quel form nasce in un certo contesto, perché l'utente ha fatto una certa richiesta, perché l'utente si aspetta che il sistema poi faccia una certa cosa. E quindi l'ho raccolto in quel senso. Quindi questo corso, ma in generale si usa abbastanza questa tecnica dei casi d'uso, che ha tra l'altro un doppio vantaggio, che da un lato è, vabbè, ho già detto prima, è semplice da concepire e da descrivere. Un vantaggio, il doppio vantaggio è che da un lato permette una specifica del sistema, quindi da lì si può partire per la progettazione, ma dall'altro è il punto di partenza per la progettazione dell'interazione con l'utente, cioè l'interfaccia. Se io so che l'utente deve fare queste azioni in questo ordine, allora posso cominciare a pensare qual è il modo migliore, anche visuale, di poter organizzare queste azioni. E quindi la descrizione del caso d'uso, la descrizione neutra rispetto all'interfaccia, neutra rispetto all'implementazione, ma le mette insieme. Ma le mette insieme dal punto di vista dell'utente. Quindi la settimana prossima impareremo a fare questi casi d'uso. Dopodiché, che rappresentano? Dicevamo, scusate, i requisiti funzionali, quasi tutti i requisiti funzionali, rappresentano tutti i requisiti funzionali in cui l'utente è coinvolto, in cui c'è un utente che ha un obiettivo e raggiunge questo obiettivo interagendo con il sistema. In realtà il sistema ha anche dei requisiti funzionali suoi, in caso di uso del sistema. Cioè le cose che fa da solo. Il sistema tutte le notti a mezzanotte fa un backup dei dati. Ecco, non c'è l'utente che ha l'obiettivo di fargli fare il backup. È il sistema, un caso d'uso che non coinvolge l'utente, è una funzionalità interna al sistema stesso. Quindi questi non si prestano molto a essere descritti in modo narrativo, si possono semplicemente elencare. Quindi tutta la rappresentazione dei casi d'uso è soprattutto per le funzionalità interattive del sistema e non per quelle intrinseche. Quindi si presta ovviamente meglio ai sistemi informativi interattivi.
meno bene ai sistemi informativi che fanno invece molta elaborazione dati di analytics, ad esempio, senza necessariamente l'utente presente. Dicevo, poi ci sono i requisiti non funzionali, che ad esempio sono i requisiti di tecnologia, requisiti di interfaccia, cose di questo genere. Adesso qua sono stati identificati con un titolino un pochino più facile, tipo tecnologia da utilizzare, ma lì dentro ci sono anche i requisiti di qualità e i requisiti di processo, che possono essere separati, ma quindi stati separati nel punto 4 e nel punto 5, i vari requisiti non funzionali, alcuni legati alla tecnologia, quindi derivati alla tecnologia, e altri derivati invece al processo, oppure ad altre regole, e al punto 6 invece requisiti non funzionali di tipo esterno, esterno di dominio legale e cose di questo genere. In questo capitoletto 6 il pensiero da farci è come il sistema informativo poi dovrà interagire con l'azienda nella quale viene inserito. Cioè, può essere il sistema informativo più bello del mondo, però vuol dire che da domani le persone devono lavorare in un modo diverso. Devono accettarlo, deve piacergli. Probabilmente dovrà esserci qualche ritocco all'organigramma, perché alcune funzioni vengono un po' a cambiare. E quindi quali sono, diciamo, gli impatti dell'implementazione del sistema all'interno di una realtà organizzativa reale? No? Questo non è, in realtà, una caratteristica prettamente tecnica, ma ovviamente dovrò pensarlo. Così come, la prima domanda sembra strana, human backup, cosa capita se il sistema non funziona? Cioè, se fino a ieri l'azienda andava avanti senza il sistema, adesso metto il sistema, quindi funziona tutto benissimo, meglio, perfettamente, ma c'è un giorno in cui per qualche motivo il sistema non è più. Posso ancora ritornare per un giorno, per quel momento in cui il sistema non funziona, alla modalità vecchia di lavoro, oppure sono bloccato? Oppure non posso fare nulla? Perché poi purtroppo l'effetto a volte è quello. Nel momento in cui ho automatizzato il processo, se c'è qualche intoppo con l'automazione, confermo. Ma scusa, ma un mese fa io non avevo tutto questo, ma il processo lo mandavo avanti perché avevamo una procedura manuale. Ma nel momento in cui tutti i dati sono stati assorbiti dal sistema, tu non hai neanche più a volte le informazioni su cui poter andare avanti in modo manuale. Quindi questo, l'esistenza o meno di un certo tipo di backup vorrà dire che per certi, ovviamente non per tutti, se no diventa troppo complicato o costoso, ma per alcuni processi all'interno del sistema devo immaginare di prevedere anche il piano B nel momento in cui il sistema, per qualche causa, speriamo non capiti mai, ma possa essere non disponibile o non funzionante. Va bene, io qua vi lascerei su questo, so che vi dispiace, e con la promessa però che martedì iniziamo a parlare dei casi d'uso e quindi vedere come far modellare le funzionalità del sistema.